smartphone 69% e PC 27%. Quindi l'online è la nuova frontiera purtroppo di chi azzarda e quindi automaticamente sarà la nuova frontiera della criminalità organizzata. Grazie. Grazie a lei, deputato Silvestri. Tanto preciso rispetto al testo letto precedentemente, anche a beneficio degli uffici, che per marketing si intende commercializzazione, per web si intende rete, sempre perché siamo nel Parlamento italiano e questa Presidenza auspica che gli atti ufficiali siano espressi in lingua italiana. Passiamo all'interpellanza urgente 2.235 dei deputati De Lorenzis e altri concernente chiarimenti in merito agli oneri dovuti a titolo di addizionale comunale sui diritti di imbarco, sugli aeromobili dei passeggeri, al versamento delle somme ai comuni interessati, anche in considerazione della recente contestazione dell'Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani. Chiedo al deputato Paolo Nicolò Romano se intende illustrare l'interpellanza di cui è cofirmatario o se si riservi di intervenire in sede di replica. Illustra? Sì, grazie Presidente. A lei la parola, deputato Romano. Sì, grazie Presidente. Nell'interpellanza che vado ad illustrare, di cui sono cofirmatario, si avanzano alcune perplessità riscontrate sulla gestione delle tasse aeroportuali, i cui introiti devono essere utilizzati in parte per finanziare i comuni su cui insiste il sedime aeroportuale e i comuni confinanti. Con l'articolo 2,11 della legge del 24 dicembre del 2003, numero 350, che sarebbe la legge finanziaria del 2004, entra in vigore infatti un'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili. Un'addizionale che all'epoca era pari a 1 euro, dei quali il 40% era da destinare ai suddetti comuni, che poi negli anni però si è via via aumentato ulteriormente con un extra, sempre come extra costo sui biglietti aerei. Senza stare ad elencare ogni singolo aumento dal 2004 ad oggi, ricordo solo che attualmente questa addizionale è arrivata a 6,50 euro.